Errato. Un ringraziamento va al presidente Michela D'Addio, al consiglio di amministrazione e ai maestri Giulio Rosa, direttore artistico, e Davide Borrino, direttore tecnico. Questa sera abbiamo una giuria eccezionale che è composta dal presidente di giuria Marco Soria, Marcello Chiaraluce, Fabrizio Berta, Davide Abruzzese e Fulvio Gatti. Invitiamo e lascio la parola alla presidente Michela D'Addio. Buonasera a tutti, invito i nostri giudici a prendere posto e li ringrazio tantissimo per la loro, insomma, ci hanno onorato della loro presenza. E un pochino più avanti vi leggeremo anche, vi diremo qualche notizia sui nostri giudici. Allora, questa edizione è la prima della che abbiamo, insomma, cominciato quest'anno, un concorso tra band giovanili e anche un po' meno giovanili, e i ragazzi sono molto emozionati e siamo contenti di aver organizzato questo evento. Abbiamo ospiti che arrivano da Cornaredo, Milano, li ringraziamo per tutti i chilometri che hanno fatto, poi ve li presenteremo. E all'interno del nostro progetto, che si chiama Il Suonatorio, gareggeranno due band, dopodiché la band, proprio quella del Suonatorio, si esibirà al termine della serata come ospite. Approfitto anche per dire che avremo un'altra band ospite, perché in questo concorso è stato istituito il premio Filippo Pernigotti, e sono molto emozionata a presentare questo premio. Gli amici di Filippo hanno riformato, diciamo, la band dopo tanti anni in suo onore, e quindi si esibiranno per lui e vi proporranno dei brani per lui, e tutti insieme hanno fatto una colletta insieme anche alla famiglia, e questi soldi serviranno per acquistare un'attrezzatura per permettere ai ragazzi del Suonatorio di essere sempre più autonomi nelle esibizioni esterne. E su questa attrezzatura metteremo comunque una targhetta, appunto, in ricordo, in memoria di Filippo. Grazie, questa è una cosa bellissima. Bene, cominciamo e lascio la parola, e ringrazio tantissimo Ada e Eleonora, che ci hanno, insomma, le ringrazio tanto per questa loro presenza. Quindi possiamo iniziare con la Battle of the Bands. Prima band in gara, Black Band. La Black Band si è formata nell'ambito del progetto di musica d'insieme della Rec Accademia Musicale di Cornaredo, e appunto la band arriva dalla provincia di Milano. Alla voce abbiamo Alice Basso, alla chitarra Edoardo Gazzotti, al basso Matilde Lucania, alla batteria Tommaso Ustiani. Ci proporranno Treasure e Highway to Hell. Love and bring, living bigger on a lonely ride.
stava suonando in questo. Io ho detto. I criteri di valutazione che avranno i giudici questa sera, che giudicheranno in base a intonazione, precisione esecutiva, interpretazione, insieme, presenza sul palco, con dei punti da 1 a 5. In più ci sarà, appunto, come ha detto prima Michela, il premio per Nigotti, che sarà dato al cantante più carismatico. La prossima band in gara arriva dal progetto del suonatorio di Nizza Monferrato e sono i Red Melting. Le cover che suoneranno questa sera la band sono state scelte direttamente dai ragazzi e sono state orchestrate dai direttori del progetto Giulio Rosa e Davide Borrino. Alla voce abbiamo Manuele Baldizione e Michael Ciappellano. Alla batteria e percussioni Lorenzo Giacchero e Emanuele Carenzo. Alle tastiere Gregorio Chiorra, Clara Bellora e Alfredo Bellini. Alla chitarra Simone Porcu. Alla chitarra e al flauto Lorenzo Abba. Al basso Francesco Lubello. Ai cori Elvira Marchelli. Ai clarinetti Elisa Fidanza e Emanuele Cardona. Alla tromba Matteo Rosa. E ci proporranno questa sera I'm Still Standing and Sultan of Swing. You got Shiva in the dark, it's raining in the park, but meantime south of the river, you saw that you hold everything. A band is blowing deep sea, travel four times. You feel around.
could the jets go down? Competition in other places, of our own blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. My sister really, he doesn't wanna make it a cry or sing. It's an old guitar, is all he can afford. It doesn't mind to play his thing. Because he doesn't make a scene. He's got a daytime job, it's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up for Friday night. With a sultan, with a dressed in the bedroom, back is in their black on souls. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the sultans, and the sultans that play Creole. Choose a
You are, we'll be done by now. And don't you know I'm still standing, never gone, never did. I never like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. The living of the pieces of my life without you. Per prima un vuoto. Daremo qualche informazione sulla nostra giuria. Iniziamo con Fulvio Gatti. È uno scrittore di fantascienza, giornalista, organizzatore di eventi con un passato da bassista in molte formazioni. Abbiamo poi Davide Abruzzese, musicista, tecnico del suono, ricercatore del benessere e della felicità. Ha vissuto a Roma per 20 anni, dove ha fondato Groove Farm SAS, uno studio di registrazione in cui ha realizzato musiche per dischi, film e teatro. Tra i musicisti affezionati allo studio c'è anche Francesco De Gregori, con cui ha realizzato alcuni dei suoi album, oltre a molti altri artisti che hanno trovato un punto di riferimento in questo studio per autoprodursi. Poi abbiamo Fabrizio Berta, inizialmente musicista di professione, poi da amatore, con sempre molta passione. Fin dagli anni 80 si è dedicato a spettacoli ed eventi artistici. Suona pianoforte, tastiere, cantante, ma anche programmatore. Si è esibito come solista anche in vari gruppi di musica leggera e jazz swing, con numerose collaborazioni in Italia e anche all'estero. Per diversi anni ha collaborato e suonato con i Farinai della Brigna ed è stato tra i fondatori dei Twin Peaks. Attualmente sono con Massete Lepoc, con Marco Soria e Alberto Paone e Max Cauda. Abbiamo poi Marcello Chiaraluce, che è un chitarrista, compositore, produttore, regista, drammaturgo e didatta. È laureato presso il Conservatorio di Alessandria in chitarra jazz ed è il direttore della Scuola di Musica e Teatro Belli da Morire di Acqui Terme. Ha collaborato con Jethro Tull, Deep Purple, PFM, Banco del Mutuo Soccorso, Le Orme, Maurizio Vandelli e molti altri. Vanta di numerose produzioni musicali e teatrali. Si occupa di didattica, produzione e scrittura per musica di teatro. Ultimamente ha proposto una sua versione riarrangiata della Buona Novella di Fabrizio De André, interpretata da Alto Arcolese. Per ultimo, ma non per importanza, abbiamo il presidente di giuria, Marco Soria, che è un chitarrista astigiano con predilezione per jazz e funk. Trasferitosi negli USA dal 95 al 98, grazie alla borsa di studio vinta ad Umbria Jazz, ha conseguito il diploma summa cum laude alla Berklee School of Music di Boston. Ha studiato tra gli altri con Hal Crook, Eddie Tommasi, Rick Peckman e Mick Goodrick. Rientrato in Italia ha insegnato in varie scuole, incluso il Centro Jazz di Torino. Attivo come turnista, compositore e arrangiatore, tiene seminari di armonie e strumenti. Vanta della collaborazione con Bob Mover, Victor Mendoza, Florence Thompson, and the Spirits, Gianni Basso, Tullio De Piscopo e Eugenio Finardi. Scusatemi. Vi presentiamo intanto la band che suonerà dopo.
Vecchi, alla chitarra Samuele Cantoro e alla batteria Mattia Moramarco. Ci proporranno Zombie e A Thousand Years. Buon ascolto. Sono, ma poi non si può fare un po' di tempo, non si può fare un po' di tempo.
Ragazzi, allora questi ragazzi vengono da Cornaredo e purtroppo insomma il viaggio è lungo e temo che non possano fermarsi fino al termine e quindi vorrei invitare qui il direttore della Rec Academy, Carlo, per ritirare i diplomi. Grazie Carlo, ci avete fatto un gran regalo, grazie, grazie, questi ragazzi sono stupendi. E grazie Cinzia. Allora, testata di partecipazione alla Black Band e alla Green Band.
e vi contatterò nel caso la giuria decidesse di assegnarvi qualche premio. Grazie, grazie ragazzi, un abbraccio a tutti, grazie. Chiamo qui Ada ed Eleonora, così proseguono con la presentazione. In attesa della prossima band vi sveliamo tutti i premi che saranno dati questa sera. Abbiamo il primo premio, che consiste in un giorno di registrazione presso lo studio di Davide Abruzzese, dove la band avrà occasione di registrare da 1 a 3 brani e assistere al processo di editing e missaggio, più un giorno dove la band sarà ospite dall'emittente radiofonica Radio Vega, con un'intervista e il passaggio del loro brano inedito. Il secondo posto invece consiste nella partecipazione alla puntata live show podcast della seconda stagione di Ad Astra, prodotta 60-20, più un buono di 150 euro per strumentazione musicale dal negozio Tutto Musica Taulino ad Alessandria. Infine, al terzo classificato, un buono da 100 euro per strumentazione musicale dal negozio Tutto Musica Taulino ad Alessandria, e i premi speciali saranno il premio Filippo Pernigotti, la voce più carismatica, e l'assegnazione da parte degli organizzatori del premio Vocal Coaching e registrazione solo voce su base presso lo studio di incisione di Davide Abruzzese ad una delle voci promettenti. Ok, la prossima band sono i Bed Bugs e sono nati da un incontro tra Asti e Nizza Monferrato. Sono una cover band che nessuno sapeva di volere, ma di cui tutti hanno bisogno. È composta da 4 musicisti e il gruppo riprende alcuni classici del rock e aggiunge a queste canzoni un tocco unico rivisitandoli in chiave acustica. Alla voce abbiamo Michael Ciapellano, alla batteria Luca Negro, al basso Francesco Lubello e alla chitarra Chiara Parepinto. I brani che ci proporranno questa sera saranno Get Lucky, Black e Nutshell. Keep going.
Thank you.
as they enter the sun. That love, the air I taste and I breathe, and hell is the counter. Oh, and not half thought I was everything. Shivering of the blood, oh, what was everything? Oh, all the pictures had, I've been washing black, tattoo everything. Oh, I'll take a walk outside, I'll surrender. Un altro gruppo che nasce dal progetto del suonatore dei ragazzi di Nizza, e la band eseguirà due cover scelte dai ragazzi e orchestrate dal professor Davide Borrino. Alla voce abbiamo Michael Ciappellano e Alfredo Bellini, alla batteria e alle percussioni Matteo Giacchero e Cristian Becchia, alle tastiere Pietro Gallo, Francesco Valle e Isabella Torre, alle chitarre Gabriele Becchia, Giada Orsi, Celeste Lima Capelli. Al basso abbiamo Francesco Rubello, il chorus Elvira Marchelli, ai clarinetti Elisa Fidanza e Emanuele Cardona, al flauto Lorenzo Abba e alla tromba Matteo Rosa. Ci proporranno questa sera Suspicious Minds e Shape of My Heart. Chiamiamo ora Michela qui che ci racconterà di questo bellissimo progetto.
Due parole sul progetto del suonatorio. Che cos'è il suonatorio dei ragazzi? Il suonatorio dei ragazzi è un progetto che nasce nel 2022, un progetto ideato dal direttore artistico Giulio Rosa. Questo progetto è stato fortemente voluto dal nostro assessore Ausilia Quaglia, che ringrazio, e Arturo Cravera. Il progetto si prefigge di creare socialità attraverso la musica per i ragazzi che, diciamo, hanno dai 9 ai 25 anni. Tutti i venerdì i ragazzi si trovano nella sede del corpo bandistico musicale dalle 17.30 alle 19.30 e insieme preparano i loro brani preferiti, scelgono i brani che preferiscono e il professor Davide Borrino e Giulio Rosa orchestrano questi brani per la formazione, perché non esistono, diciamo, in commercio, non si possono comprare perché non ci sono formazioni del genere. Il progetto è interamente gestito dal Corpo Bandistico Musicale di Lizza Monferrato e quindi voglio ringraziare il Consiglio di Amministrazione e le persone che sono anche qua stasera e ci aiutano. Quindi Luca Careglio, Stefano Quasso, Daniela Usini, Cinzia Marrone, Lorenzo Abba, Emanuele Giacchino e io, Michela D'Addio. Questo è un bellissimo progetto e attualmente conta 22 ragazzi, quindi tutti i venerdì abbiamo 22 ragazzi che, anziché andare in giro ad annoiarsi, fanno musica insieme, fanno amicizia, socializzano ed è, insomma, è un progetto di cui siamo veramente molto orgogliosi. Passo la parola alle nostre bravissime presentatrici, grazie. Adesso va un grandissimo ringraziamento ai nostri sponsor. Maga 1947 di Gianluca Lovisolo, Banca di Asti, Banca Credito Cooperativo Alba Langheroero, Technology BSA Mauro Biamino, Tutto Musica Franco Taurino Alessandria, Davide Abruzzese, Sistante Venti, Radio Vega, PL Promozioni e la Cantina Sociale di Nizza. Ora lasciamo spazio ai ragazzi. Thank you.
was a meditation. I'm to this man, never suspect. He doesn't play for the morning winds. He doesn't play for the respect. It is the card to find the answer. The second chance, real chance. Of a drug of the hunger. Come as little drugs. I know this peace of this word of a soldier. I know the crimes and weapons of the world. I know the diamonds mean more for this heart. That's not the shape of my heart. It may play in a shadow diamond. It may play the queen of space. It may cause a king in his hand. What the man face. Shape of my heart. That's not the shape. Shape of my the man of too many faces. The mask is his one. When does we speak of nothing? And they found that there's a cost that deserves now too many faces. To his fear of lust. I know this place of this world of the soldier. I know the plans the weapons of the world. I know the diamond been mined for this heart. That is not the shape of my heart. The shape of my heart. That's not the shape. The shape of my Paglia. Sì, abbiamo invitato il nostro assessore, ci fa piacere insomma che dica due parole anche su questo progetto, perché grazie.
Grazie, ringrazio a nome del sindaco, del mio collega Arturo Cravera e di tutta l'amministrazione, perché l'idea effettivamente, come è stato detto, è nata dal maestro Giulio Rosa, che aveva proposto una specie di oratorio in musica, cioè un suonatorio. A noi l'idea è piaciuta molto, anche perché ci eravamo chiesti prima che cosa proporre ai ragazzi di costruttivo per farli stare insieme, però non ci veniva in mente un bel niente. Quindi quando il maestro Giulio Rosa, cioè ci venivano in mente tante cose discordanti, ecco, diciamo così, quando il maestro Giulio Rosa ha proposto il suonatorio, abbiamo pensato che fosse un'ottima strategia per fare delle cose belle insieme. Vedere, tra l'altro stasera, vedere questi ragazzini, proprio ce n'erano di giovanissimi che molto bravi, ma già solo per il fatto di essere qui a esibirsi, giovani così, meritavano tutti gli applausi. Personalmente poi quando ci sono dei ragazzi che fanno qualche cosa, a me piacciono tanto, e comunque vedere questa amicizia che cresce tra le note e che mette insieme delle età diverse e competenze diverse, gradi differenti di preparazione, per fare un tutt'uno, è una cosa bellissima che avete realizzato e che portate avanti. Personalmente e dal punto di vista dell'amministrazione che rappresento vi ringrazio, credo che meritino un applauso, perché il venerdì pomeriggio, tutti i venerdì, loro si trovano e suonano, e come diceva la Presidente prima, anziché andare a rompere delle cose in giro o andare a fare dei danni, suonano, creano dell'armonia, mettono insieme le loro abilità e crescono. E tra l'altro posso dire una cosa sull'amicizia, perché ho saputo proprio ultimamente che grazie alla musica l'amicizia si rinsalda ed è quasi eterna. Però non voglio dire niente di più perché non tocca a me, però la cosa che avete deciso di fare è una scelta che mi emoziona profondamente, che ritengo bellissima, per cui vi ringrazio, perché ricordare con la musica una persona è enorme, l'abbiamo nel cuore, però permettere ad altri che non hanno conosciuto di continuare la memoria è una cosa grandiosa, e vi ringrazio per quello che farete poi dopo. Vado a sedere. Grazie Ausilia, grazie. Invitiamo sul palco la sesta band in gara, i Total Karma, che si formano nel 2023 grazie a un progetto solista di Andrea Brosio, che è stato il vincitore di The Voice of Finland All Stars nel 2021. La loro musica spazia dal rock al pop d'autore, sia in italiano che in inglese. La band è composta da 3 membri: Andrea Brosio alla voce, chitarra e piano, Angelo Viviano al basso e Alessandro Maggiorino alla batteria. Scusatemi, ok. I brani che proporranno questa sera saranno Warning Around, Try Cover e Ti Vedo Sola. Devils and kisses, I'm loving my pain. Never forgive him, happy reality. And heaven is business with torches in the rain. I'm loving my prison, today I sold the key. I'm going around now, going around, walking around now.
thinking tomorrow, but living today. Less is a sorrow to my sanity. Heaven is business with dice in your hand. Loving my prison, all the days for all the key. I'm going around now, God is moving around, walking around now, God is moving around. The time has come to swear.
to never ask why, why. Grazie a tutti! Ovviamente mettere insieme varie generazioni, perché c'era anche qualcuno più giovane con qualcuno meno giovane, e secondo me questo dimostra che la musica unisce e non divide. Sì, è stato... è stato un bel momento di condivisione, la musica a fare grandi cose. Io ho sentito molto di questi ragazzi l'anno scorso quando avevano suonato l'oratorio, hanno dato dei miglioramenti enormi, bravi, 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 sì, sì. Molto migliorati, hanno fatto tanto impegno, adesso sentiamo un attimo, andiamo anche un attimo. Allora, la banda del paese come il suonatorio sono elementi fondamentali in un paese, in una comunità, perché la musica è una cosa che non si può toccare, ma che tutti sentono e che assolutamente può avvicinare le persone a qualcosa di più alto. E iniziare da giovani, e non per forza in una competizione, ma in un qualcosa che va insieme, perché quando si suona in un gruppo bisogna andare insieme, se no il pezzo non funziona. Per cui questa legge, se vogliamo, questa regola, è una regola di vita, per cui è una cosa molto positiva quello che avete fatto. Sono contento di questa cosa qua. Mi sto apprezzando molto il come e il cosa, cioè il repertorio, le scelte musicali, tutte molto belle, molto varie, tante epoche diverse, da Sting ai Pearl Jam ai John Barris, e ho visto poi tanti belli sguardi tra tutti i musicisti che rappresentano dei legami, cioè dei legami che
magari sono nati al suonatorio e rimarranno tutta la vita. Io volevo sottolineare la differenza che c'è tra suonare insieme e studiare, che una porta passione e te la porti avanti tutta la vita, la passione. Il talento non tutti ce l'hanno, ma chi se ne frega, e queste operazioni mi aiutano a avvicinarsi sempre di più, quindi vuol dire la musica d'insieme aumenta la passione, una cosa, cioè che differenza c'è? Guardatevi qualche video in giro che dice che differenza c'è, ma essenzialmente che una ti accompagna per tutta la vita e quando ti incontri con gli amici, io sono stato 25 anni fuori e ancora mi ricordano e condivido, ho iniziato a suonare, 50 anni, quindi molto buono condividere la musica con gli altri. Siamo qui i giudici, proclami i vincitori. Abbiamo il piacere di ospitare qui un'altra band, i The Sinners. Ma io lascio la parola a Enrico Piantato per la presentazione. Grazie, grazie a tutti. Sono emozionato stasera perché credo che siamo passati circa 17 anni dall'ultima volta che abbiamo suonato insieme e diciamo che è davvero un'emozione. Soprattutto devo congratularmi con i ragazzi che hanno suonato questa sera, che sono stati bravissimi. Noi all'epoca, quando eravamo ragazzini, non eravamo bravi così, e la cosa grave è che oggi siamo anche peggio di come eravamo all'epoca. Sono felice di essere qua, sono felice soprattutto perché grazie a Filippo Pernigotti, che per me era Phil ed era il mio migliore amico ed era davvero come un fratello, ci siamo ritrovati anche con vecchi compagni di scuola che hanno avuto questa idea di far qualcosa nella sua memoria, e d'accordo con i genitori che sono qua stasera siamo riusciti a nel nostro piccolo a contribuire a questa organizzazione, al suonatorio dei ragazzi, che credo che sia una cosa magnifica, perché i ragazzi a quell'età lì hanno bisogno di sognare e la musica aiuta a sognare. Io posso dire che Filippo, eravamo ragazzini ed è stato, abbiamo fatto l'elementare insieme, però ci siamo ritrovati al liceo a 14 anni ed è stata quella persona che mi ha dato davvero tanto. Nonostante fossimo giovani, lui era più avanti di tutti noi, era curioso, aveva voglia di scoprire un sacco di cose, la sua curiosità era contagiosa ed è stato per tutti noi davvero uno stimolo a inseguire i nostri sogni, le nostre passioni. Grazie a Filippo anche che abbiamo iniziato a suonare. Poi con lui forse abbiamo suonato poche volte, ma lui era sempre presente, era sempre con noi, penso che non è mai mancato ad una nostra serata, vero? Purtroppo all'ultima serata è mancato, ma non manca ogni giorno che sia con noi, perché io penso a lui sempre, tutte le volte che sono in macchina, ascolto qualche canzone, mi viene in mente. Purtroppo noi abbiamo abbandonato un po' la musica, e chissà che questa serata qua sia forse il punto di un nuovo inizio, anzi spero, d'accordo con i ragazzi della mia leva, ringrazio qua stasera Cristina, Zorzi, Renata Cane, Manuela Cancellara, Stefania Priore, Daniela Secco, Fulvio Gatti che era in giuria, che è stato poi lui che ci ha messo in contatto con Michela e Giulio, e quindi niente, grazie a tutti e soprattutto grazie a Filippo. Grazie. Refuse to shine.
mountains crumble to the sea. There will still be you and me. Can the woman give you my heart? Thank you.
Ok, concludiamo la serata con chi ci ha ospitato questa sera, ovvero il gruppo del suonatorio dei ragazzi di Nizza Monferrato. Questa che vedrete ora è la formazione al completo dei ragazzi che sono iscritti al progetto, che non è in gara ma appunto parteciperà adesso come ospite. Abbiamo alle voci Michael Ciappellano, Elisa Fidanza, Manuele Baldizzone e Elvira Marchelli. Alla batteria e alle percussioni abbiamo Matteo Giacchero, Cristian Vecchia, Lorenzo Giacchero, Emanuele Carenzo. Alle tastiere Pietro Gallo, Francesco Valle, Isabella Torre, Gregorio Chiorra, Clara Bellora e Alfredo Bellini. Alle chitarre Gabriele Vecchia, Simone Porcu, Giada Orsi, Celeste Lima Capelli. Al basso Francesco Lubello. Ai clarinetti Elisa Fidanza e Emanuele Cardona. Alla tromba Matteo Rosa. Al flauto, ukulele e chitarra Lorenzo Abba. I brani che ci suoneranno adesso saranno Willow, Locked Out of Heaven e Highway Star. Take my hand, like my dear, that's my hand, you're not in my
bitch was a work of art.
posso? È finita o... Allora, vorrei invitare tutti i partecipanti, voi ragazze state sul palco, tutti qua. Cinzia? Daniela? Allora, cominciamo con gli attestati di partecipazione, così. Venite ragazzi, venite, forza, forza. Grazie, grazie per aver partecipato, grazie. Allora, iniziamo a... Allora, un rappresentante... per l'attestato di partecipazione, la band Il Suonatorio, chi viene a ritirarlo ragazzi? Nessuno? Il più piccolo. Michael, bravissimi. Bax, sempre un rappresentante. Lui. Dov'è? Eccolo lì. Grazie. Total Karma. Eccolo, grazie ragazzi, grazie. The Sinners. Dove sono? La band, eccoli lì. Che mi hanno... Stasera questi ragazzi qua erano, facevano il soundcheck e mi ha detto no, facciamo una figuraccia, siamo fuori forma, meno male ragazzi, grazie. Blue Melting, qualcuno che venga a prendere. Dai ragazzi, chi era della Blue Melting? Eccolo. Gabri. Red Melting. Bravo Simo. Ok, allora adesso in attesa dei risultati che stanno ancora controllando, questi qua sono tutti i premi della serata. Vorrei chiamare qua i nostri giudici, ringraziarli perché davvero hanno fatto un lavorone anche loro, ci hanno onorati della loro presenza. E chiamo Daniela se o qualcuno del... Daniela o Stefano, grazie. E un piccolo omaggio, il nostro Nizza, lo conoscerete perché siete di Nizza quasi tutti. Grazie Davide. Grazie a Fabrizio Berta, grazie a Marco Soria, Marcello Chiaraluce, Fulvio Gatti, grazie. Abbiamo i risultati? Allora, quindi passo parola al chi? Presidente di giuria, chi è che decreta? Giulio? No, sta scherzando. Allora cominciamo con il premio per Nigotti. Il suonatorio dei ragazzi, in memoria di Filippo Pernigotti, e mi farebbe piacere se qualcuno della famiglia volesse dare insomma il premio ai ragazzi. Questo l'hanno fortemente voluto gli amici, i ragazzi, grazie. Allora, quindi vincitore del premio Pernigotti, voce più carismatica. Allora, la giuria ha decretato con il brano Suspicious Mind, Alfredo Bellini. Bravo Alfredo, dove sei? Vieni a prendere il tuo meritatissimo premio. Bravo! E poi? Io, scusate. No, faccio sempre la giuria. Terzo premio. No. Terzo premio? The Oscar goes to... Sì, dice di tu quello che hai deciso. Sì, c'è stata una piccola puntualizzazione da parte dei giudici.
Allora, noi, come abbiamo detto all'inizio, è la prima edizione che facciamo di questa, di questo genere, perché siamo abituati a organizzare sempre eventi musicali, ma di altro genere. Quindi eravamo un po' dubbiosi, un po' impreparati sui premi, e quindi i giudici questa sera ci hanno un attimino modificato alcune cose e vi spiegheranno anche a chi. Allora, il terzo premio va alla Green Band. La banda verde. Allora, il terzo premio è un buono del valore di 100 euro spendibile presso Tutto Musica, Taulino, via Savonarola 30 Alessandra. Bravi ragazzi, complimenti, siete stati bravissimi. Bravi e grazie di essere venuti. Un attimo, un po' di difficoltà. Bravi tutti. Bravi! Per il prossimo anno saremo più preparati. Colori. Ah, ok. Allora, secondo premio, secondo i classificati, sono i Red Melting. Ed è 150 euro da spendere presso il negozio di Taulino. Comprate un mucchio di roba. 150 euro. Bravi ragazzi, un buono Red Melting, 150 euro in negozio di musica. È il momento di fare una precisazione, se possibile, perché come giuria ci siamo trovati un attimo a farci una domanda. Ci sono gruppi che hanno partecipato con delle cover e poi un gruppo che si è presentato con dei pezzi originali. Ci sembrava strano metterli nella stessa categoria. Così abbiamo pensato, all'unanimità, di fare un distinguo e dare la possibilità a chi ha già magari una carriera avviata, ha già fatto delle canzoni, delle cose del genere, di farsi un po' di promozione sul territorio, e ci sono dei premi specifici per questa cosa, che sono una giornata a Radio Vega e anche un podcast dove potranno raccontare. Non ho capito. 60-20. Scusatemi, dico c'è delle cose strane. 60-20. Era uno scioglilingua. E mentre l'esperienza magari in uno studio di registrazione può essere interessante per coloro che non l'hanno mai fatta, ed è giusto che abbiano la possibilità di provare qualche cosa, un'emozione nuova, che magari per chi ha già avuto un trascorso potrebbe non essere così emozionante. Perciò il primo premio sarà splittato in due tra i gruppi che adesso il nostro presidente della giuria ci dirà. Fai l'asta. Allora, per quanto riguarda il podcast e l'intervista a Radio Vega, il premio va ai Total Karma. Bravissimi, quindi un giorno in Radio Vega, la band sarà ospite dell'emittente Radio Vega con un'intervista dedicata e il passaggio del brano inedito. E in più la partecipazione gratuita a una puntata del live show podcast nella seconda stagione ad Astra by 60-20. Bravo. Grazie, bravissimo, grazie.
Quindi, un giorno di registrazione, la band avrà l'occasione di registrare da uno o tre brani per poi assistere al processo di editing e missaggio. Va a... The winner is, come si dice in piemontese, Blue Melting. Bravi raga, chi lo prende? Finito. Bravi, bravi. Bravissimi. Allora, c'è ancora un premio fuori programma assegnato dal consiglio del progetto. È un buono per una sessione di vocal coaching e registrazione solo voce su base. Abbiamo deciso di darlo a Michael Ciappellano. Michael! Va bene, mi sa che abbiamo finito. Vorremmo fare una foto con tutti, posso invitare anche Ausilia e la famiglia Pernigotti se avete piacere. E certo, scusate, e ancora Ada e Eleonora, scusate. Grazie, grazie mille, venite qua. Grazie ragazze, un piccolo certo. Potete fare un applauso a tutto lo staff del suonatorio, a Michela e al maestro Giulio Rosa per il lavoro che si deve fare. Grazie Fabrizio, grazie Ada, un piccolo pensierino. Era emozionata Ada, però grazie, sei stata bravissima e grazie. Un grazie particolare a Paolo Penna e Francesco, il nostro service, grazie a tutti e venite che facciamo una foto, ci siete? Chi è che ci fa una foto? Eccola lì, là. Grazie. E Daniela, Stefano, forza. Vai un po' più indietro. Vai un po' più indietro. Vai che qua. Poi mandatemi la foto. Io grasso libero. È lungo. Grazie, siete stati grandi.